Ragazzi, guardate cosa c'è qui in mezzo strada. Purtroppo proprio in mezzo alla strada, guardate che belli. Là vedo un prataiolo. Sì, ragazzi, guardate che bel prataiolo che c'è qua. Allora, ragazzi, adesso è arrivato il momento di dare finalmente la risposta al quiz che avevo pubblicato insieme all'ultimo shorts di questa settimana. Ciao ragazzi, bentornati su Sardinia Wild Adventure. Allora, nell'episodio di oggi stiamo tornando a funghi, ragazzi. Oggi però sarà una giornata diversa dal solito, infatti proveremo a vedere varie zone e cercheremo di capire, ragazzi, dove stanno uscendo e dove no. Sarà una giornata interessante che può concludersi in qualsiasi modo. Sono più o meno sicuro che con qualcosa usciremo. Potremmo uscire con una bella presa di Boletus Aereus, che sono sempre il nostro obiettivo principale in questi giorni, oppure con poco o niente. Comunque ci interessano anche porcinelle, porcini gialli, mazze di tamburo e vari altri funghi. Vedremo cosa troveremo e cosa ci regaleranno queste zone. Cercheremo di capire la situazione generale della buttata e niente, ragazzi, vedremo cosa ci riserverà il bosco. Ci vediamo fra poco nella prima location. A dopo, ragazzi. Immaginavo ci potesse già essere qualcuno. In questo momento i funghi saranno agli inizi, quindi non tanti, belli nascosti, e sono convinto che ce ne siano per tutti, ragazzi. Non ci aspettiamo la cesta piena, ma penso ci sia la possibilità di fare una bella raccolta. Iniziamo a vedere questa zona e vediamo come va. Questa è la prima area che controlleremo. Già vedo una delle mazze di tamburo in uscita di là. Al momento non sembra esserci nessuno, ma l'area è vasta ed è probabile che qualcuno alla fine incroci di là. Nel frattempo iniziamo a dare un'occhiata in giro e vediamo se incrociava qualche fungo. Ok, ragazzi, guardate qui, verdina verde, proprio un'altra distrutta da qualcuno dall'altro lato. Il terreno è decisamente attivo. Guardate, questi sono sporigeni che solitamente compaiono in concomitanza con i porcini. E là vedo un prataiolo. Sì, ragazzi, guardate che bel prataiolo che c'è qua. Guardate qui, che bello. Questo lo caviamo. Guardate qua, il rosa sotto. Bellissimo. Questo me lo porto, ragazzi. Questo è veramente buono. Ottimo, vedete quanti tipi di funghi, tutti nella stessa area, solo guardando in giro. Sicuramente ci sono anche i porcini, continuiamo a cercare. Ok, ragazzi, guardate cosa c'è qui in mezzo strada. Purtroppo proprio in mezzo alla strada, guardate che belli. Tre bellissime infiorescenze di chiodini che stanno nascendo. Infiorescenza è un termine molto improprio, ovviamente, ma descrive bene quello che c'è qui. Purtroppo sono troppo piccoli per prenderli, ragazzi. Ci vorranno un paio di giorni, ma in mezzo al sentiero. Speriamo che li lascino qui e che abbiano modo di crescere un po'. Andiamo avanti. Ragazzi, un'altra porcinella. Questi sono tutti funghi che escono in concomitanza o poco prima del porcino nero, eh? Quindi presto probabilmente troveremo una buttata di porcini neri qua. Bene, ragazzi, bene bene, andiamo avanti. Ok, ragazzi, altro punto per ricco di funghi. Qui dietro ho visto una mazza che adesso vado a raccogliere e nel frattempo do un'occhiata in giro, poi vedo altri funghi, quindi magari ci sta qualche bel porcino. Guardiamo in giro. Ragazzi, qui abbiamo un altro Boletus Satans, si distingue dal rosso già qui. Se io lo sollevassi, ma non voglio staccarlo, vedreste che ne solleverò giusto un pezzettino per mostrarvelo. Anche sotto è rosso, guardate qua. Questo è un porcino molto pericoloso, ragazzi. A volte può essere anche confuso col Boletus Luridus, che è molto indigesto ma non velenoso, però comunque è meglio non rischiare quando c'è rosso sotto, o sul gambo o sulla spugna. Lasciate stare il porcino, ragazzi. Comunque questi sono funghi che escono a poca distanza dal Boletus Aereus, quindi potrebbero già esserci in giro i Boletus Aereus. Un'altra bella porcinella,
bellissima. Sta bene a casa con noi. Ok ragazzi, mi sono fermato un attimo sulla strada a cercare un posto che vedo sempre da una vita e qua non mi sono mai fermato. A vederlo mi è sempre parso promettente, quindi ora, come vedete, sono anche senza cesta, ma facciamo un rapido giro e vediamo se per caso è una buona area come sembra vederla dalla strada. Guardate, qualcosa c'è, mazza di tamburo in uscita. Ottime, però non sono ancora aperte, ragazzi. Quando sono così, ricordatevi, lo so che sono molto buone, ma aspettate che si aprano per prenderle, perché altrimenti non le fate riprodurre, quindi poi non ne troverete più. Quindi sono da prendere forse anche stasera, ma più domani direi, o dopodomani nel caso ci ritorniamo. Ok ragazzi, la zona era effettivamente promettente, lo è, però ancora non si è attivata. Probabilmente se continuassi magari arrivando su un versante sud potrei trovare qualcosa, però oggi ragazzi voglio capire bene dove stanno uscendo, più o meno visto il livello di attività di qua e più o meno ci siamo, ma ora voglio andare a verificare un altro paio di zone per capire bene la diffusione dell'uscita al momento, che per ora mi è parsa piuttosto puntiforme. Sto continuando ovviamente a guardare in giro, quindi ragazzi spostiamoci di nuovo e vediamo cosa ci riserva questa nuova area. A mio parere promettente, perché anche questa l'ho controllata qualche giorno fa e mi sembrava più o meno nelle condizioni in cui ho trovato la prima, dove siamo andati nella scorsa uscita e in cui abbiamo trovato i primi porcini della stagione. Quindi andiamo a vedere ragazzi. Benissimo ragazzi, terza area di oggi. Sono appena arrivato, ecco, guardate, primo segno di fungo, che non ci interessa nello specifico, è un fungo lamellare. Però quantomeno c'è attività nel sottobosco, ora diamo un'occhiata in giro. Ecco una mazza di tamburo. Questa è aperta, come vedete. Si distingue dal gambo legnoso, guardate, si disfa, vedete come si rompe in modo molto legnoso. Questa è già andata purtroppo, si distingue dai pallini neri nella parte di sotto. Ma questo è un fungo molto buono, da non confondersi mai ragazzi con la manita panterina. Capita che la gente si intossichi confondendo questi due funghi, ma la panterina non ha mai il gambo legnoso in questo modo, ha un gambo molto più compatto e carnoso. Questa la lasciamo qui, magari andiamo a spargerla. Un po' di spora in giro. Così. E basta ragazzi, proseguiamo il nostro giro. Ragazzi, scusate il vento, ma il ritrovamento è un po' inaspettato, guardate qua. Pratajoloni, questi li prendiamo. Questi pratajoli decisamente li prendiamo. Che bellezza, un po' vecchio, andrà fatto subito. Vediamo anche quest'altro. Sto sotto la cacca di mucca. Più fresco, ma li faremo insieme ragazzi. Che belli, guardate qua. Allora ragazzi, adesso è arrivato il momento di dare finalmente la risposta al quiz che avevo pubblicato insieme all'ultimo shorts di questa settimana. Lo shorts era questo che vedete mentre parlo. E alcuni di voi hanno risposto che questo fungo era una manita panterina. Ho visto che c'è stata anche una risposta e mi ha detto che era una rubescens e vi devo dire ragazzi che avete sbagliato, in quanto si trattava proprio di una macrolepiota proceria o mazza di tamburo. Però vi devo dire anche
che a primo impatto ho sbagliato anch'io, perché anch'io l'avevo presa per una manita panterina. Mi è comunque venuto il dubbio, sono andato a vederla e ho notato, guardando sotto con attenzione, che appunto si trattava di una mazza di tamburo che ho poi raccolto e cucinato. Però ragazzi, l'ho pubblicato apposta per questo. Questo era un fungo che traeva veramente tanto in inganno. Ha tratto in inganno me, immaginavo che potesse trarre in inganno anche altri, ed è appunto una dimostrazione di come a volte i funghi varino e cambino. Quella si trovava in quello stato in particolare perché era stata seccata da un paio di giorni di forte vento unito a temperature piuttosto elevate. Comunque era ancora buona e commestibile, si era aperta in parte e stava iniziando a seccarsi così com'era. Ricordatevi sempre, ragazzi, che i funghi bisogna guardarli sì sopra, ma poi, alla fine dei conti, è la parte sotto a darci le maggiori informazioni sulla commestibilità o meno, e se, del fungo, e se è davvero la specie che stiamo cercando. Perché anche i più esperti a volte possono essere tratti in inganno. Eccomi ragazzi, zona finale. Qui siamo molto vicini al campo dove ho trovato i porcini. Quindi ora facciamo un giro qua e male che vada, appunto, se non trovassimo dei porcini, spero di rifarmi con le mazze di tamburo, ragazzi. Ok, facciamo un giro e vediamo cosa ci riserva il bosco. Andiamo. Allora, ragazzi, eccoci nel bosco. Siamo appena arrivati. C'è gente. L'area, come vedete, è molto aperta. Ma qui sotto chi c'è? Primo ritrovamento di oggi, e l'ha fatto la mia cameraman di fiducia, Manuela, che adesso andrà a cavarlo. Vediamo un po'. Guarda che bella questa. Che gambo. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Il primo di oggi è arrivato. Eccolo lì. Bellissimo davvero. Andiamo avanti, ragazzi. L'area è molto vasta, eh? Molto vasta, bisogna solo passeggiare e guardarsi intorno. Il primo, devo dire, che fosse stato da solo, l'avrei probabilmente calpestato, non solo non visto. C'ero proprio di fianco, ma l'ho visto Manuela. Non sono facili i ragazzi, stanno iniziando. Ma proprio per questo sfuggono non solo a noi, ma anche agli altri. Infatti, come ho detto, c'è gente, eppure il primo è uscito subito. Speriamo che non sia l'unico. Adesso continuiamo il giro e vediamo cos'altro ci riserva il bosco. Allora ragazzi, i porcini latitano per ora. Sì, stavo venendo a controllare uno, mi sembrava un porcino, ma qua guardate quante mazze. Queste stanno uscendo. E qui, eccola qui più formata. Mazza di tamburo, ragazzi, questa la prendiamo, decisamente. Guardate, il gambo è legnoso, non si mangia. E l'anello, ecco qui l'anello, cosa ci si fa, ragazzi? Sa di nocciola, buonissimo. Andiamo avanti. Ragazzi, non facile, poi guardate voi stessi come la luce. Assolutamente non facile, decisamente. Però qui c'è una bella porcinella che è in attesa di trovare dei neri, ma andiamo a cavare intanto. Anche questa va bene, ragazzi. Andiamo avanti. Altra mazza in uscita, questa la lasciamo. Qui accanto altri funghi. Una specie che non ci interessa. Ragazzi, segni di attività. Ci sono tutti. Porcino giallo, ragazzi. E che bello. Brava Manuela di nuovo. Ragazzi, che dire? Tanti posti girati oggi. Abbiamo visto tanti funghi diversi, quindi varie zone anche più o meno attive, in alcune penso dovrò tornarci fra una settimanina, in altre fra meno, però ragazzi, più o meno si attiveranno tutte le zone secondo me.
Vedremo cosa uscirà. Nelle prossime settimane avremo modo di tornare in tutti i punti che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto tanti funghi, abbiamo fatto un discreto raccolto di mazze e di porcini gialli. E per oggi sono soddisfatto, ragazzi. Anche un paio di porcini neri, ma direi che va bene così. Sinceramente va bene così. Non volevo fare il cestone oggi, volevo fare un check delle zone, farvi vedere un attimo come ci si muove, quali sono i segnali, gli altri funghi, insomma, che sono presenti, quali funghi escono in concomitanza, insomma, dare un'occhiata, ragazzi, la buttate all'inizio e sicuramente avremo modo di fare tante altre uscite a porcini e anche ad altri funghi. Per oggi io direi che è tutto, vi saluto, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E io direi che con questo per oggi chiudiamo qui e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!